Siamo in compagnia di un'affezionata del premio D'Annunzio alla 21ª edizione del concorso internazionale di pittura e scultura, l'artista Daniela Dorazio, che partecipa con due opere. Vuole illustrarcene i soggetti e le tecniche? Certo. Niente, il mio è un genere un po' particolare, oserei dire, perché cerco di unire l'astratto con il contemporaneo, l'astratto è già contemporaneo, però l'astratto al figurativo e quindi diciamo è una dimensione nuova di quello che può essere il reale nel non reale. Quindi diciamo in un'atmosfera magica, enigmatica, piena di tormento anche a sua volta. Questo è diciamo che i miei elaborati hanno un dramma esistenziale, più o meno, per chi lo riesce a leggere ovviamente, ma non necessariamente va letto, ecco, perché io mi devo esprimere attraverso come mi sento, insomma, il mio temperamento è questo. Poi diciamo che il percorso artistico a modo suo deve essere anche un po' illeggibile, se vogliamo, attraverso i quadri. Non sempre deve rappresentare ciò che della vita è scontato, ecco. Assolutamente, quindi una necessità Una espressiva. necessità mia inconscia che poi cerco di esternare attraverso i quadri, però comunque che deve avere una magia, un mio io profondo che è dentro di me, che esprimo così, molto spontaneamente, Per cui senza. immagino che nella sua vita l'arte rivesta un ruolo essenziale. Abbastanza essenziale, sì, perché comunque il mio percorso è iniziato molto presto, ho iniziato a lavorare a 8 anni, fino ad ora che l'età non si dice, comunque ho È fatto un giusto. bel percorso, diciamo medio-lungo, perché non sono anziana e non sono neanche giovanissima, insomma. E tornare alla nostra manifestazione, che significato ha per lei? È fondamentale perché io essendo nata a Pescara, il mio percorso nasce appunto a Pescara, maggiormente, no? Nella mia città natale dove mi sono ispirata attraverso arte e cultura e quindi insomma poi ovviamente ho girato, ho viaggiato in tutta Italia e ho allargato gli orizzonti perché così deve essere, insomma. Però si ritorna sempre alle origini, quindi il premio D'Annunzio rappresenta le mie origini, se vogliamo. Perfetto, e noi la ringraziamo a nome di tutti gli amanti ed Grazie. intenditori dell'arte e Grazie. auguriamo buona arte a tutti. Grazie. Arrivederci.